Buongiorno a tutti, buongiorno e benvenuti a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Sono le 9:33 minuti in questo istante, in diretta qui su Milano All News di oggi giovedì 25 maggio, un caldo giovedì di maggio. E entriamo subito nel vivo perché mi sono fatto un assist da solo, diciamo. Parlando di caldo, viene in mente sicuramente il mare, l'acqua, le piscine. Nelle piscine la gente va per divertirsi, per rilassarsi, ma c'è anche chi nelle piscine invece fa fatica, lo fa però divertendosi e lo fa portando dei risultati nella nostra città di cui siamo davvero fieri. Sto parlando delle ragazze della pallanuoto, dell'NC Pallanuoto Milano, che abbiamo già avuto ospite qui qualche mese fa e torneranno anche nei prossimi giorni. Però, come dire, noi quando troviamo una storia bella da raccontare ci si affeziona. Ma poi non ci si può davvero che affezionare a queste splendide ragazze che danno anima e corpo per portare il nome di Milano in alto nel campionato appunto di pallanuoto. Ne parliamo quindi anche questa mattina con un collegamento telefonico. Abbiamo il vicepresidente della NC Pallanuoto Milano, Stefania Busnari, al telefono con noi. Buongiorno presidente, vicepresidente, buongiorno Stefania. Buongiorno, buongiorno a voi. Grazie mille di essere in collegamento con noi. Allora, dicevo, una squadra, quella della NC Pallanuoto Milano, che sta portando in giro per l'Italia il nome di Milano e lo sta difendendo, diciamo, molto molto bene. Giusto, com'è andato allora il campionato? E so che è appena finito, poi sono nelle fasi finali dei playoff, giusto? Certo, certo, infatti finalmente possiamo dire che Milano ha una sua rappresentativa a livello pallanuotistico in massima serie, perché ce n'era un gran bisogno, perché Milano non poteva farsi mancare questa esperienza. Quindi NC Milano è riuscita di fatto a colmare un vuoto che in qualche maniera sarebbe stato imperdonabile, e tra l'altro lo abbiamo fatto anche con un risultato di tutto rilievo, perché sesti al primo colpo con la partecipazione ai playoff attraverso appunto due giorni di incontri con le quali le prime società classificatesi nel campionato, le prime sei società hanno appunto avuto la possibilità di contendersi lo scudetto, e ci siamo andati tra l'altro anche molto molto vicini, non allo scudetto però insomma ad accarezzare anche ulteriori glorie e vittorie, perché di fatto poi nel primo incontro contro la squadra di Catania veramente ci siamo difesi coi denti, lasciandoci indietro di solo un punto, insomma, ecco. Quindi squadra di Catania che poi credo abbia portato a casa il risultato massimo, o... no, è no, seconda classificata. Strano, penso che insomma Catania è una di quelle, Padova è una di quelle Catania che di solito porta a casa sempre il bottino, sì, giusto? So di che solito sì, di ci solito ricorderemo sì. Sempre, infatti credo l'ultima partita in casa sia stata proprio contro Catania, insomma già la divisa di Catania diciamo che incute timore con tutti questi, certo, scudetti che costellano, certo, le ragazze. Assolutamente, assolutamente. Però anche in quell'occasione dove insomma il risultato un po' da tabellone faceva un po' in realtà a pugni con quello però visto poi in piscina, dove le ragazze invece avevano veramente lottato in maniera grande e forte contro una squadra davvero, davvero forte come quella di Catania. La squadra di Milano appunto porta a casa diciamo l'obiettivo della stagione. Certo, porta a casa l'obiettivo della stagione, anche forse qualcosa di più, perché l'obiettivo della stagione era la salvezza, quindi la permanenza in questo campionato di massima serie, invece in realtà l'accesso ai playoff ci ha proiettato anche in un'altra dimensione, e di questo ne siamo veramente lusingati, perché come dicevi tu prima, le piscine di solito fanno venire in mente una dimensione, soprattutto in questo frangente della stagione, molto di relax, molto ludica, molto di tempo libero, invece in realtà il sacrificio dei due allenamenti giornalieri incessanti, sei giorni su sette con la partita, insomma, diciamo che questo è il giusto riconoscimento di un impegno che poi gli atleti degli sport minori tra l'altro devono, ecco, appunto, con i denti conquistare. Stefano ha toccato un tema abbastanza, certo, importante, nel senso che per, diciamo, è brutto dirlo, ma insomma per l'italiano che segue lo sport mediamente in televisione e che è poi colui che segue il calcio,
non si va, cioè è normale che un calciatore si alleni tutti i giorni, è normale certo. che faccia fatica, soprattutto perché poi insomma con gli stipendi che prendono, anzi forse dovrebbero fare anche triplici allenamenti. Invece noi stiamo parlando di ragazze che quasi tutte hanno, se non un altro lavoro, comunque studiano, non sono professioniste, nel senso che non vengono classificate come tali, quando in realtà poi l'impegno è ben oltre quello del professionismo, forse. Esatto. E quindi insomma è un sacrificio davvero forte, credo, per queste ragazze. Davvero un sacrificio forte, perché appunto, come ben dicevi, la maggior parte sono studentesse, certo, quindi alle prese con, non so, l'esame di maturità o gli esami universitari, ma molte di loro in realtà sono già donne lavoratrici che la mattina dopo rientrano ad esempio a scuola perché fanno le insegnanti, in corsia perché fanno le infermiere, e quindi questo capisci che va veramente spesso a pugni con l'impegno che agonisticamente si chiede loro per mantenersi poi a certi livelli. Anche perché ricordiamo appunto che il campionato di massima serie oltretutto le porta a dover viaggiare in tutta la penisola. Certo, con trasferte. Credo che questo sacrificio sia un sacrificio che anche comunque voi dirigenti fate, immagino, giusto? Certo, assolutamente. A questo punto però si pone il problema dell'obiettivo della prossima stagione, cioè avete fatto troppo bene quest'anno. Sì, per cui poi a questo punto darci un nuovo obiettivo diventa, vabbè, due volte più sfidante, perché a questo punto l'obiettivo è quello di rafforzare la squadra, di compattare questo gruppo che ha lavorato molto bene insieme e che tra l'altro anche ha detta poi delle ragazze che hanno dato un contributo importante quest'anno, come ad esempio Giulia Gorliero, portiere della nazionale, ha ritrovato qui a Milano un clima veramente di amicizie, di familiarità che è raro trovare nelle società sportive ad un certo livello. Comunque, perché ricordiamo che insomma in Milano militano anche giocatrici di un certo livello, abbiamo il portiere della nazionale, giusto? Certo, Giulia Gorliero, abbiamo un'atleta nazionale russa che tra l'altro è stata considerata poi anche il miglior realizzatore del campionato in questo diciamo all'interno riviste di settore che seguono la pallanuoto eccetera eccetera, ci si esprime anche con giudizi un po' tecnici, quindi questa nostra atleta Eugenia Pustinikova è stata considerata poi appunto la miglior realizzatrice del campionato, e poi l'atleta argentina, nazionale argentina, Carla Comba, quindi sono atlete di livello insomma, che hanno portato a Milano anche una dimensione pallanuotistica che, ripeto, Milano mancava davvero tanto. Ecco, so che avete preso anche un Oscar, avete preso poi. Sì, in effetti sì, come società, diciamo, rivelazione del campionato, proprio perché non ci si aspettava dalle neopromosse milanesi un exploit di questo tipo e soprattutto di ritrovarvi carattere, gruppo. Tu abbia a che fare anche però con tutte le altre squadre della NC Pallanuoto, quindi anche quelle, diciamo, delle categorie minori, o meglio delle magari degli under. Sì. Com'è il panorama in questo momento? Come possiamo fare per, noi lo vogliamo proprio fare, cercare di avvicinare ancora di più le ragazze a uno sport come la pallanuoto? Certo, allora in realtà NC Milano poi è impegnata in numerose altre attività agonistiche anche in ambito natatorio, perché in realtà il Nuoto Club Milano nasce proprio come società natatoria con atleti alle Olimpiadi, e fortunatamente il nostro settore nuoto continua a riservare rivelazioni con atleti ai campionati italiani, medagliati ai campionati italiani e convocati in nazionale. E l'ambito pallanuotistico di cui dicevi poi vede sotto la militanza di tutti i settori giovanili, appunto dall'under 13, quindi più piccolini, maschi e femmine in questo caso, che si avvicinano alla pallanuoto, perché in realtà il vedere poi allenarsi le ragazze della prima squadra negli stessi spazi acqua che si condividono, questo fa accendere in loro questa fiammella, perché sicuramente l'avere un settore di punta poi è di traino per tutto quello che vi è dietro. Purtroppo è uno sport molto poco conosciuto, ma che ha in realtà degli aspetti sportivi e
ricreativo, ludici, così particolari da essere veramente uno sport molto molto bello, molto appassionante. Certo, comporta il prerequisito delle abilità natatorie che magari bisogna prima acquisire, ecco, rispetto magari a un calcio che basta avere due piedi, si va in campo e si gioca a qualsiasi livello. Però ecco, la pallanuoto... se posso aggiungere, non è ad esempio dal punto di vista del pubblico uno sport difficile da capire, nel senso che è abbastanza semplice capire le dinamiche di gioco, ci si può godere appunto della vista di un bello spot dagli spalti della piscina già dalle prime volte. Quindi, certo, insomma, a in differenza assoluto di altri sport minori che magari insomma ci vuole un po' di training anche, certo, per il pubblico per capirlo. Noi seguiamo ad esempio il football americano, che è uno sport affascinante ma un po' complicato a volte da capire nelle sue dinamiche. La pallanuoto in questo insomma è forse più semplice anche di da pallavolo, mi viene, certo, da dire, nel senso, certo, proprio... è molto alla portata, e lo dimostrano poi gli eventi, non so, come appunto gli eventi olimpici, nei quali noi con questo sport in realtà riusciamo a regalare all'Italia delle soddisfazioni che altri sport professionistici così considerati, come dicevi tu prima, poi invece non regalano. Però questo porta anche a molta affezione di pubblico, perché appunto di fronte a una partita di pallanuoto, una finale di pallanuoto olimpica, in realtà si collega tutto il mondo sportivo italiano, anche se magari fino a quel momento sì. aveva mai avuto opportunità, poi, insomma, e capisce le dinamiche che vi sono dentro gli e lo trova italiani appassionante. Gli italiani poi diventano sempre sportivi nel giro di 24 ore di quello che ci porta a medaglie o vittorie, ricordiamo, certo, quando certo, siamo stati tutti velisti con Luna, certo, Rossa per esempio, quindi certo, eravamo, certo, tutti grandi esperti di maree, di venti e di mare, certo, quindi insomma è così. Speriamo quindi di far sì che anche Milano diventa tutta esperta di pallanuoto, perché segua gli ottimi risultati dell'NC. Sarebbe il nostro sogno, perché Milano se lo merita e Milano se lo merita, decisamente. Infatti, davvero, davvero, veramente grazie Stefania, perché state portando in giro il nome di Milano e lo state facendo tenendo alta appunto la bandiera della nostra città e facendoci insomma grande ringraziamento da parte della città, certo, per quello che state facendo. E io ringrazio voi per questo spazio importante e prezioso che ci dedicate sovente. Settimana prossima avremo qui ospite anche due giocatrici, esatto, della vostra squadra, quindi insomma potremo approfondire meglio, potremo far vedere anche qualche immagine in modo da capire meglio ancora di cosa stiamo parlando, di quanto è grande e bello è lo sforzo che fanno, certo, le ragazze, certo, della squadra di Milano. Certo. Vicepresidente, grazie mille allora e grazie a voi, ci si e vede una buona per la giornata nuova a tutti. Stagione poi. Certo, certo. Okay, adesso vacanza? Beh, oddio, adesso siamo in una fase di scarico della stagione, però ci sono tutti i raduni collegiali con le nazionali, per cui per gli atleti, in realtà quelli diciamo che hanno avuto il pregio di questa convocazione, entriamo in un'altra fase, in un'altra dimensione della stagione. Non ci si ferma mai. Ecco. Non ci si ferma mai. Va bene, grazie mille allora, a grazie, presto. Grazie, buona giornata. Bene, no, avete appena sentito appunto il nostro collegamento con il vicepresidente Busnari della pallanuoto RC Pallanuoto Milano. Noi abbiamo ancora qualche minuto di trasmissione. Lo vedete in sovraimpressione, 0249-526033. Se avete voglia di chiamarci, io sono qui disponibile a ricevere le vostre telefonate, vado anche in diretta, lo faccio così, tanto è ormai questo il Good Morning Milano, sempre più sarà così in diretta e work in progress. Vado anche a vedere se i commenti che ci state scrivendo, ringrazio appunto anche per i messaggi che ci state mandando, le mail che ci state mandando. Beh, ovviamente in questo momento grandi messaggi di ringraziamento da parte delle ragazze della pallanuoto, ma anche vedo di altri sport che ci stanno ringraziando per dare spazio appunto a questi sport minori, che io lo continuo a dire, anzi vi invito, se fate uno sport che appunto viene definito minore, se conoscete qualche sport che volete che a Milano sia più conosciuto, scriveteci, chiamateci in diretta adesso, lo vedete qui al mio fianco il numero di telefono, chiamateci, noi siamo qui disponibilissimi a parlarne, proprio perché vogliamo dare spazio a questi sport, perché Milano è, non ce ne vogliono, ma tanto non hanno bisogno, non è solo Milan e Inter, è tutta un'altra marea di squadre, di sport, di tantissime realtà che
devono essere raccontate, davvero, sono realtà che sarebbe un crimine non raccontare e non portare alla luce. Dopodiché, lo sapete, noi cerchiamo sempre di parlare di tutti i temi. Oggi siamo partiti con un tema abbastanza leggero, appunto. Oggi in Good Morning Milano abbiamo parlato appunto della pallanuoto femminile Milano, che ha portato degli ottimi risultati con questo sesto piazzamento in campionato, che gli ha dato la possibilità di andare alle Final Six, diciamo i playoff, e vedere da lontano lo scudetto, ma comunque giocarsi un'ottima partita contro Catania, che poi insomma è arrivata seconda. Quindi sono temi leggeri, sì, sicuramente. Ci sono anche temi molto più importanti, ma il numero è lì. Potete chiamarci e darci di questi temi, dirci di cosa vorreste parlare, se c'è qualcosa che vi interessa di più o di meno. Come vi dicevo, ecco, sono ben contento, sto leggendo adesso dei messaggi che arrivano in questo momento, dove appunto ci ringraziano ancora per il lavoro che facciamo, soprattutto sul discorso degli sport minori. C'è chi ci sta scrivendo per dire che dobbiamo parlare della marcia di sabato. Ormai da una settimana dalla marcia di sabato, cosa posso dire se non quello che abbiamo già detto? Noi l'abbiamo fatta vedere in diretta, è stata la testimonianza di una Milano aperta, di una Milano diversa da quella che soprattutto sui social network vediamo quotidianamente. Quindi insomma siamo ben contenti di vedere che Milano ha più di una faccia, più di un'anima, e che tutte queste anime però riescano per fortuna a vivere, a convivere pacificamente nella città di Milano. Ci sono degli scontri, chiamiamoli così, tra movimenti di pensiero. Sicuramente c'è chi è più aperto, chi è meno aperto, chi dell'apertura dice non è questo essere aperti, non è che battere i muri significhi necessariamente voler bene ai migranti, ma anzi bisognerebbe aiutarli in modo che non vengano fino qui, in maniera che non abbiano bisogno di fare tutti questi viaggi, dove, notizia ancora di ieri, rischiano veramente di morire giornalmente nella traversata del mare Mediterraneo, sulle coste turche, nell'attraversamento delle montagne tra la Grecia e la Macedonia. Cioè, insomma, ci sono davvero tantissimi luoghi dove i migranti rischiano la vita quotidianamente, e c'è chi dice, anzi, non dobbiamo fargli capire che qua sia il paese del Bengodi, in modo che non vengano qua, ma che anzi bisogna cercare di aiutarli. Ci sono tante varie possibilità. C'è invece chi dice che bisogna integrare, l'integrazione è l'unica risposta alla normale migrazione di persone che cercano di vivere in maniera dignitosa la propria esistenza. C'è chi dice che non può essere il luogo di nascita una discriminante a un futuro o no per una persona. Insomma, il tema è davvero davvero scontante, il tema degli italiani prima, un tema molto caro ad esempio alla destra che governa alcuni ad esempio dei municipi di questa città o che governa la regione, e infatti insomma si va sempre in quella direzione, da quella parte lì. C'è chi ovviamente ci sta seguendo ed è d'accordo, e che ben venga, cioè possa intervenire e dirci cosa ne pensa. Io davvero vi ringrazio. Ecco, appunto, sono arrivati adesso qualche commento proprio su questo tema, e devo dire che Marco, ad esempio, ci dice va bene l'integrazione, ma le regole devono essere più precise, più chiare. È un tema, ad esempio, come quello della moschea che abbiamo affrontato più volte, dove anche esponenti di destra, mi ricordo, vi faccio esempio, Alessandro De Chirico, vice capogruppo di Forza Italia al Comune di Milano, diceva non sono contrario alla moschea, sono contrario alla non regolamentazione di esse. Quindi insomma, quando poi si va a parlare nello specifico dei temi, io credo che ci si possa trovare a una metà strada tra una parte e l'altra e risolvere i problemi poi per i cittadini, che è quello che serve. Io ringrazio tutti quelli che ci stanno scrivendo, i commenti che ci stanno mandando. Che dire, grazie mille, siamo in chiusura per oggi. Il numero comunque è sempre quello, segnatevelo, quando volete chiamateci, noi vi rispondiamo. Grazie mille davvero, arrivederci e a presto.